Oggi siamo nella mia cucina e faremo il sushi. Ora vi faccio vedere gli ingredienti che abbiamo bisogno per fare il sushi. Riso. Che tipo di riso? Riso basmati, che è di questa marca, apposta per fare il sushi. Poi abbiamo l'aceto di riso, per rendere il riso più appiccicoso. Poi abbiamo bisogno della Philadelphia. Salmone fresco, un avocado, sale, tonno non sott'olio ma in acqua salata, le alghe, il roll in legno, la carta trasparente e un coltello molto affilato. E ho visto anche un'altra cosa. Cos'è? E poi ci sono i semi di sesamo. Ok. Come si cuoce il riso? Questo è un sacchetto da 125 grammi, quindi insieme sono 250. Sulla ricetta è indicato di mettere 350 ml di acqua, ma io ne aggiungo 50 in più, quindi 400. Si accende il fuoco. Mettiamo l'acqua. Mettiamo il riso. Aspettiamo che il riso vada a ebollizione. Allora, ora come vedete il riso è arrivato a ebollizione. Allora abbassiamo la temperatura. Quanti minuti? Ora lo lasciamo, c'è scritto 10 minuti ma lascio un minuto in più. 11 minuti. 11 minuti e lo lasciamo così, bollire. Col coperchio? Col coperchio. Lasciate così, senza girare, lasciatelo così 11 minuti. Ok. Cosa stai facendo, Scilla? Nel frattempo che il riso sta cuocendo, sto controllando che il salmone non contenga spine. E le tolgo tutte ad una. Perché è un trancio di salmone fresco. Non deve contenere spine. Eh sì. Ok, è perfetto. Ora iniziamo a tagliarlo. Allora, togliamo via questa parte grassa. Fettine. Quanto di spessore? Ma quanto sarà? 4-5 mm. Ok. Ok, sono passati 11 minuti. Allora, apriamo. Importante assaggiarlo. È ancora un po' duro, aggiungiamo un po' d'acqua e riaccendiamo il fornello. Ancora un po', io direi ancora un po'. No, dopo lo lasciamo ancora un attimo cuocere, senza girare, lasciatelo così. Ora è pronto, abbiamo assaggiato, lasciate il coperchio per 15 minuti e lo lasciate a riposare. Non aprite il coperchio, lasciatelo così, importante. Ora iniziamo a fare il condimento per il riso. Usiamo l'aceto di riso. Per 250 grammi di riso abbiamo bisogno 5 cucchiaini di aceto di riso. Un cucchiaino di sale, poi dopo lo assaggerete ancora, se manca condimento lo si può sempre aggiungere. Facciamo riscaldare
E deve andare in ebollizione? No, basta che si scioglie un po' il sale. Si scioglie, si riscalda. Sì. Dopodiché? Dopodiché attendiamo 15 minuti del riso e versiamo nel riso questo, l'aceto di riso col sale. Ok. Ok. Questo è già pronto. È già pronto. Ok, allora, il riso ha riposato 15 minuti. Ci aggiungiamo l'aceto di riso con il sale riscaldato. Mi raccomando, prendete tutto e ora girate. Vedete la consistenza del riso? È proprio appiccicosa. Curioso. Sì, giusta per fare il sushi. E i chicchi sono diventati belli gonfi, eh? Ora assaggiate. Manca un po' di sale. Ok. Allora lo aggiungiamo. Va un po' a piacere, eh? Questa quantità di riso va bene per fare 5 roll. Ok. Quindi 250 grammi di riso per 5 uramaki o roll. Ecco. Allora, mettiamo qua. Importante lavarsi bene le mani, perché si va a toccare il cibo. Allora, prendiamo il rolling in legno, prendiamo anche la carta trasparente, la pellicola, sì, e facciamo un giro completo. Ah, interessante. E ora ne facciamo un altro giro. Due giri di pellicola sul legno. Perfetto. Ora iniziamo. Noi faremo gli uramaki, quindi quelli con il riso all'esterno. Prendiamo un'alga. Prendiamo il riso. Con le mani pulite andiamo a prendere il riso e lo schiacciamo bene sull'alga. Copriamo tutta l'alga. Più lo schiacci, più diventa fine, sì, il roller, giusto? Sì, giusto. Il riso è bello appiccicoso, colloso. Abbiamo finito di mettere il riso. Ora prendiamo i semi di sesamo e ce li mettiamo sopra. Così. Ora prendiamo l'alga e la giriamo. Ah, pancia in giù. Ora iniziamo con l'interno. Iniziamo col salmone, non deve essere troppo vicino a noi, nemmeno a metà, qui in mezzo, circa 3-4 sì, centimetri. E il salmone l'hai tagliato a piccoli bastoncini, sì, praticamente. Me ne puoi far vedere uno vicino alla videocamera? Così, un quadratino praticamente, perfetto.
Ecco, ora andiamo con la Philadelphia. Potete fare a vostro piacimento, io preferisco far così. Wow. Ora andiamo con l'avocado. Perfetto. Perfetto. E ora andiamo a chiudere il nostro roll. Quindi lo chiudiamo così e lo stringiamo. Stringete bene. Poi andiamo avanti e stringiamo. Wow. Andiamo avanti e stringiamo. Andiamo avanti fino alla fine, che togliamo via tutto, mettiamo giù il roll e gli diamo la forma quadrata. Che bello! Ed ecco a voi il roll. Allora, ora tagliamo il roll. Importante è che la lama sia bagnata, se no il roll non si taglia. Iniziamo dal centro, facciamo un taglio al centro, poi bagniamo sempre la lama e la puliamo, poi facciamo ancora metà. Anche di qua dalla metà ancora la metà, quindi alla fine tagliamo 8 pezzi. Perfetto, puliamo bene il piatto. Adesso dovremo fare un piccolo assaggino, Cilla, eh? Cilla, siamo arrivati all'assaggio? Proviamo come sono usciti. Un po' di salsa di soia. Una favola. Perfetto. E se è piaciuto questo video, mettete mi piace. Ma adesso me lo fai assaggiare anche a me, eh? Non lo so.